Abbiamo cercato di trovare delle strategie di miglioramento, soprattutto nella fase di dimissione post-operatoria dal trapianto, dove importante è la sequenza successiva del mantenimento del graft grazie alla somministrazione della terapia immunologica. Di fronte a delle situazioni dove ci sono barriere linguistiche e inoltre anche culturali molto importanti in caso di analfabetismo, abbiamo creato una metodologia migliore per ottenere comunque lo stesso risultato, quello di fare una piccola sveglia parlamentare per il genitore analfabeta che lo avvertiva della preparazione della terapia e un video tutorial i momenti diciamo critici di preparazione fino alla somministrazione e anche il cambio dosaggio che è importante per sempre per la valutazione e la sorveglianza del graft.